poco avremo il piacere di ascoltare Joyce Pilarella, tutti quanti la conoscete, il professor Bruno Ramirez, e che rappresentano anche due istituzioni, diciamo, universitarie importantissime, Concordia rispettivamente e Université de Montréal. In sala so che abbiamo anche dei consiglieri comunali, abbiamo Lynn Hamel, che ringrazio della sua partecipazione per Point Saint-Charles, e abbiamo anche Jean-Yves Cartier, che ringrazio anche per la sua partecipazione, consigliere di Ville e Marne. Ecco, non mi resta che augurare a tutti quanti loro un buon ascolto, un buon lavoro ai conferenzieri e ancora una volta un grazie. Prima di venire qui, io e mio padre lavoravamo in una miniera nella Virginia occidentale. Il 6 dicembre del 1906, alle 10 del mattino, la miniera numero 6 è esplosa. Lì dentro c'erano 700 persone e 36 di questi venivano dal mio paese. Anch'io lavoravo in quella miniera, ma ero stato malato e non avevo ancora ripreso il lavoro. Tutti quelli che erano lì dentro sono morti. Tra loro c'erano molti italiani. Mio padre è morto là dentro, aveva 45 anni. Ha perso la vita a 45 anni. E con lui sono morti anche 36 dei miei paesani. In Italia tutto il comune era in lutto. Io avevo 15 anni e allora mia madre ha scritto a un suo cugino che lavorava nella Virginia e lui mi ha riportato in Italia. Ci sono rimasto fino al 1911 e mi sono sposato. Poi sono venuto qui e non sono più tornato in Italia. Sono arrivato qui a maggio con un gruppetto di 9 paesani. Ci sono voluti 3 o 4 giorni per trovare lavoro. Senti. Perché volevo conoscere la storia degli italiani di Bellomart. Non esisteva. My question was, who are we? And how did Bellomart shape who we are? I also wanted to prove that there are Italians that live south of Chantalon. And we have a history. Okay, la presentazione è circa un'ora, but we're gonna roll it. Okay. Questi sono i miei studenti della scuola italiana. Wow! L'anno scorso abbiamo fatto la terza classe. L'anno scorso abbiamo fatto un progetto di storia orale in classe. Lo scopo era per gli studenti a scoprire la loro storia e aprire un dialogo con la famiglia. Ognuno parlerà nella voce della persona che ha intervistato. Life stories are at the center of my presentation. My primary sources are people, not documents. This afternoon you will hear the story through the words of the people that lived it. These stories transmit the experience of a life lived and lessons learned. My job as an oral historian is to interpret life stories and identify meanings. This work says their lives mattered. The stories I will present are not meant to represent
the Italian community, but rather the your examples. Le storie di vita sono al centro di questo lavoro storiografico. Grazie ai narratori siamo privilegiati a vedere la storia con gli occhi loro e che ci renda la storia più umana. Queste storie rappresentano l'esperienza e la testimonianza di una vita vissuta. Identificano chi siamo, da dove veniamo e perché siamo qui.